fatica a trovare spiagge libere? Un po' sì. Il mare significa spiaggia libera? C'è più, molto più stabilimento che spiaggia libera. Stessa spiaggia, stesso mare. Il mare è lo stesso, ma la spiaggia non sempre. Secondo il rapporto Spiagge 2021 di Legambiente, in Italia, rispetto agli ultimi dati del 2018, c'è stato un aumento esponenziale delle concessioni balneari. Tra le regioni record c'è la Sicilia. Qui lo scorso anno c'era uno spazio di spiagge libere maggiore. Sì, c'è qualche concessione in più. Che distanza c'è fra uno stabilimento e l'altro? Ecco, questa è una bella domanda, perché prima c'era un distanziamento almeno di 100 metri. Oggi con una norma è stato diminuito il distanziamento, per cui si può anche restare tra una spiaggia attrezzata e la spiaggia libera anche con 25 metri. In Sicilia le concessioni per i lidi privati sono aumentate del 41,5%, quasi tutte rilasciate dalla Regione, che in questi anni ha approvato una serie di proroghe, come quella nella legge di bilancio 2019 che estende le concessioni in scadenza fino al 2033, senza bando di gara. La nostra concessione è al momento fino al 2033, quindi se tutto rimane così è molto importante, perché ci permettono comunque di poter investire sempre di più su queste attività che sono importanti per il nostro paese. Alcuni sindaci lamentano il fatto di non poter decidere delle proprie coste. I comuni infatti possono gestire le concessioni solo se il PUDM, il piano di utilizzo del demanio marittimo, ha avuto il parere favorevole della regione. In Sicilia ad oggi l'unico comune con il PUDM approvato è il comune di San Vito Lo Capo. Io invito la regione a darci una mano ad approvare i PUDM e a regolare noi quelle che sono le esigenze sia della parte turistica sia di poter avere le spiagge libere. Ma su questo i pareri sono discordanti. Se questi sindaci avessero già approvato i piani di utilizzo del demanio marittimo, la concessione demaniale, quindi la competenza, sarebbe già stata trasferita, cosa che spero di poter fare presto, dalla regione ai comuni, e quindi sarebbero e in futuro saranno loro a decidere cosa deve essere pubblico e cosa può essere dato in concessione balneare. A preoccupare i primi cittadini anche una legge regionale del 2019 che autorizza le cosiddette concessioni brevi. Abbiamo nel 2019 proposto come governo della regione una legge. Questa legge ha realizzato la possibilità di ottenere per i concessionari autorizzazioni brevi. Si tratta in buona sostanza di soggetti che avvengono albergo sulla spiaggia dove non avere la possibilità di garantire il male ai propri clienti. Se vengono rilasciate tutte le concessioni brevi resterà un 20%, forse meno del 20% a disposizione delle spiagge libere.